Siamo in live con Zelda di nuovo. Seguiteci. Pubblica. Ok, ci siamo anche qui. Perfect. Oddio, forse sentite cose strane, aspetta. Perché io mi sono mutato il volume, se no sento. Forse l'avete sentito voi perché avevo lasciato l'audio un attimo. Allora, che devo fare? Devo condividere il post. Condividi. Vabbè, basta così. Perfetto. Chi c'è? Chi c'è? Nessuno, però io devo fare una cosina. Follows? No, era di qua, era di qua. Questo devo fare, guarda. Perché ieri ci ha seguiti, quindi andava fatto, andava fatto. Allora. Vediamo chi c'è che. Partiamo immediatamente perché il gioco mi stava piacendo un sacco. Quindi attiviamo il volume. Questo. Ok, adesso dovrebbe andare bene. Cambiamo la scena, se no come ieri faccio la stronzata di giocare che si vede solo la mia faccia. Perfetto, eravamo rimasti qui che avevamo preso un pezzo della Triforza. Una parte, quella lì che vedete colorata lì, l'arco con le frecce, il boomerang e poi avevamo questa specie di lettera da dare all'anziana e l'abbiamo data, se non sbaglio, perché ci ha sbloccato una specie di negozietto. Quindi, io non mi ricordo più come si fa. Ah no, devo selezionare l'arco che mi piaceva di più e non mi ricordo più l'arco che problemi ha. Non me l'ha detto nessuno i problemi che ha l'arco. Ah, i comandi. Thanks. Ok. Via. Allora, oggi dovevamo prendere lo scudo, se ci riuscivamo, ma penso di no. A me l'altro giorno però non piaciuti tantissimo i dungeon. Che comunque dobbiamo scoprire ancora. Ah, ecco, prendo sempre danno con questi, scusatemi. Ah, dai. Oh no, è difficile. È veramente tanto difficile questo gioco, tanto. No. Prego. Ok. Io non so dove sono. Non so cosa sto facendo. Perché poi un'altra cosa di questo gioco importante è ricordarsi la mappa. E scappa questo ragno, guarda quanto è veloce. Velocissimo. Ok. Qui c'erano tipo i robottoni giganti, cioè le armature che si trasformavano. Qui c'erano i ragni, forse. Qui non ci siamo stati, però, mi pare. Quante scale ci sono di qua? Montagna labirinto o sto girando in tondo io? Non ho capito. Guarda. Bisogna sempre nello stesso punto della mappa. Ok, ora è cambiato. Sali, 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 sali. Ecco, dovevamo entrare lì perché non c'eravamo stati. Vai. No, sono morto. Non stavo usando le frecce, tra l'altro. Vada, vada. Allora, cerchiamo di tornarci senza prendere danni. Perché inizio con tre cuori? Cazzarola. Tre ce ne stavano qua, guarda. Se abbiamo capito che se tu ci vai incontro alle paline che sputano. Grazie.
Se ci va incontro le palline che sputano, riesce a respingergliele e a buttargliele addosso. Nu. Eravamo andati sempre sopra. Giusto? Mi sono già perso. Sali, sali, sali. Ok, da questa parte. Dai! Che palle. Ok. Di qui. E dai. Hanno danni stupidi certe volte. Andiamo con calma. Ok. Ah, erano clippati uno contro l'altro. Ah. Quelli blu sono molto forti come nemici. Pensavo di averlo preso in pieno. No. Sali, sali. Qui eravamo andati su. No. Dai, no, volevo prendere la rupia. Something. Io volevo la blu candela anche in realtà. Che credo serva a lanciare qualche tipo di fuoco. Dai, dai. No, non mi ha preso il cuore, perché? Non mi ha preso il cuore. Le frecce non lo so con che criterio le spari, sinceramente, non ho proprio capito. Ciao Woodpecker, buonasera, ti ho appena fatto il... Come si chiama? Aspetta che sposto un attimo. Ok, sì, Zelda. Ti ho appena fatto il follow qui sotto perché ho visto che sei diventato un follower e quindi... All'inizio live ho rimesso il tuo follow, l'ho fatto ricomparire qui sotto. Siamo andati qui, mi pare, no? E poi sopra. Lì vedo addirittura delle cascate. Ok. Ti prego. Bellissimo. Master using it and you can have this. La voglio. Come devo fare? Un modo per avere questa spada. Questa è la spada suprema, o sbaglio? Non la posso prendere. C'è un modo per ottenerlo, ovviamente, però non so quale sia. Quindi sono venuto qui totalmente senza motivi. Sono sceso di nuovo, scemo. Ho capito. Non posso prenderla adesso, però. Scendiamo. Ci sono nemici che non riesco proprio a sconfiggere, cioè non muoiono. Tipo adesso, no? Se io volessi lanciare delle frecce, non potrei perché non me le fa lanciare. Non credo ci sia tipo un drop, un sistema di drop delle frecce. Perché non ne ho visti. Butta la spada che ha. Ah! Aspetta. Sali, sali, sali. Aspetta, che questi devi evitarli, che sono fortissimi. Butta la spada che hai, si può fare. Si può fare, si può buttare la spada che ho. Penso proprio di no. Aspetta, proviamo così, che magari dobbiamo dirgli, guarda, c'ho il foglio. No, non si fa nulla. Pausa, no. No. Allora, io metto il boomerang. Perché possiamo stordire i nemici e colpirli, eventualmente. Questi sono facilissimi da evitare. Allora, io direi di continuare. Andiamo di qua, andiamo di qua. Devo ricordarmi che questo... Ok, è molto molto più facile così. Vieni qua. Bellissimo, quando li stordisci! E dai! Mannaggia, metà cuore. Aspetta. Adesso è difficile. Eh sì, non capisco alcune cose del gioco ancora. Non ancora capite. Dai, ragno di merda. Ti ho stordito, però lì non ti posso prendere. Saluto intanto tutti quelli che si sono collegati. Tutti, proprio. Vieni qua tu. Lasciami stare. Tanto adesso io morirò. Ma
Magari devi sbloccare prima un altro item. Eh sì, può essere. Però non so quale possa essere. Perché il gioco non ti dà nessun tipo di informazione, devi scoprirtelo tutto da solo. Qui siamo già stati però, vero? Qui non si possono distruggere. Ormai ho capito. Qui ci sono già stato. È sopra rispetto a dove? Cuore? No. Questi mi toglievano un cuore, è vero, sono tipo champion. Ho fatto caso adesso, in effetti. Ahia, questi non li ucciderò mai. Questi draghi acquatici sono molto fastidiosi, devo dire. Ah, sono morti. Volevo cercare qualche altro dungeon, solo che non so da che parte posso andare. Perché a sinistra non c'è niente. Prova ad andare in basso, tipo, se si può. Perché parto con tre cuori? Scusa, due e mezzo. E basta. Vieni qua. Dai! Dai! Dai, vaffanculo! Ok, io non so dove andare. Questi mi tolgono un cuore, ecco infatti. Credo mi tolgono un cuore intero, non ne sono sicuro. Devo ricordarmi col boomerang per poterli stordire. Questo non mi ricordo mai che cosa fa, tipo che li blocca. C'ho già un cuore, faccio schifo alla merda. Aspetta. Stava saltando lui. Una rupia? Perché l'ho perse? Ma perché perdo rupie? Non ho capito. Ci sono tanti misteri. Non capisco un sacco di cose di questo gioco. Vorrei andare a sud se fosse possibile. Ah no, non è possibile andare a sud. Che cazzo dico? Mezzo cuore, quindi stiamo per morire un'altra volta. Vabbè. Allora, io vorrei provare ad andare adesso a ovest. Quindi saliamo un attimo e poi andiamo tutto verso sinistra. Stordirli. È molto utile. Oh, dai! Un cuoricino in realtà, eh. Allora, e qui. Ci siamo già stati, questo era tipo il primo negozio che abbiamo trovato, giusto? Bloccato. No, no! Sei morto. No, cazzo. Via. Allora, tutto a sinistra, magari c'è qualcuno. Salgo, qui salgo. No, no. Forse mi converrebbe andare a nord e poi cercare di andare tutto a sinistra e riscendere un'altra volta. Non ne ho idea, sinceramente. Ok, non passate di qui. Vediamo. Se ho ragione. Aia. Eh no, ho sbagliato completamente. Cuoricino, grazie. Adesso il colpo super incredibile. Io voglio uccidere quelli lì, voglio uccidere, basta. La fatina, la fatina. No. Guarda che gli faccio malissimo però. Adesso lo uccidiamo, basta. No, qua non possiamo. No. Adesso finirò per perdere il mio colpo pazzo. Non sei più attento. Ecco. Non fa niente. Prenderemo un cuore da un'altra parte. Proviamo ad andare a sinistra di qui. Vediamo cosa c'è. Madonna. Ok. Non sono molto pericolosi, credo. Oh, Madonna. Sì, invece. Ah!
rimangono storditi per parecchio tempo. Oh, nonna. Via, basta, non voglio più sconfiggerli. Mi sa che ci stiamo avvicinando a qualche parte interessante. Aspetta. Ok, non c'è niente, davvero? Si possono trovare tipo stanze segrete o qualcosa del genere? Perché qui mi sembra tipo il laghetto dove c'era la fatina che ci curava. Di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, Madonna. È qui? No. Ho sbagliato strada, non si va da nessuna parte qui. Solo giù. Aspetta. No, è labirintica pure questa. Oh, Madonna. Forse non ti fanno andare da qualche parte perché... Fammi vedere se è come sospetto io. Magari devi sbloccare quest'area prima. Cosa? Io non ci sto capendo niente. Il problema è che è anche difficile imparare la mappa. Vabbè, quanti champion qua. Il gioco va lento. Aspetta, qua lanciano le frecce. Vai. No, troppo complicato. Entra, 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 entra. Dungeon? Pagami e ti parlo. Non ho i soldi, cioè non ho le rupie per pagarti. What? Questi io posso sconfiggerli. In qualche modo. Dai, non si fanno niente. L'arco funziona qui. Sì. Ah, li posso distruggere con l'arco. Non stanno fermi però. Ah. È complicato. Questo gioco è complicatissimo però. Sono finite le frecce. Non ho capito perché. Non ho più le frecce, va bene. E da che parte si va? Oh merda. No, 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 no. Non ci siamo. Vieni qua. Posso respingere le frecce? Sì. Vai. Ho ucciso un champion. No, cazzo. Dai. Che cos'è? Entra, entra, entra. Un dungeon, ho trovato un dungeon. Sono contentissimo. Ok. Se non ho capito male, bisognerebbe trovare la bussola anche qui dentro adesso. Giusto? Sì, che sono. Aiuto. Ah, sono tipo le cacche di Isaac, quelle grosse. Poi lasciano due cacchine piccole, ok. No. Devo stare attento. Mi lasciasse un cuore pure queste. Oh, no, ho chiuso il gioco per sbaglio. No, devo tornare lì. Ho chiuso il gioco per sbaglio. Scusatemi. Era arrivato al dungeon. Mo chi cazzo si ricorda la strada? Mi ammazzo. Carichiamo. Perché non è nemmeno salvato giustamente, quindi ritornerò dove stavo prima. Si è chiuso di nuovo, senza motivo stavolta però. Pronto? Ho caricato il file e si è chiuso il gioco. Apri Zelda.
Ok, adesso mi devi aprire il file di salvataggio. Eccolo, siamo tornati. Allora, eravamo andati qui. Giusto? Non lo so, sono fesso e dire poco, veramente. Affan cuffio. Cerchiamo di tornare al più presto dove eravamo. Era di qui, vero? Che avevo fatto tutto il giro, ok, ho fatto tutto il giro, avevo fatto. Qui si può andare, sì. Qui ci sono stato, giusto? Yes, sì, è quella che abbiamo sbloccato ieri, cioè avantieri. Non abbiamo nessuna rupia utile da darti, perché scendi di nuovo. Si sentite i rumori del bagno. Basta scendere, madonna. Basta, esci da sto cazzo di coso. Ah. Gira, vai di qua. Ah, giù. Voglio andare in quel dungeon. Aspetta, forse era di qui. Oh, piano. No, cazzo, due danni stupidi. Ecco, l'ho già trovato. Perfetto, perfetto. Questo salta come un pazzo. Quanti cuori ho? Uno e mezzo, pochissimo. Ok, almeno ho capito la strada, quindi ci siamo già tornati. Aspetta, prendiamo la chiave. Questa stanza ce la possiamo saltare. Poi dobbiamo ricordarci che i nemici saranno respawnati. Questa. Oh. Dai. Dai! Non ci credo. Che cazzo è? Chi sono questi guardiani della galassia? La bussola! Ok, se moriamo qui dentro ci fa rifare il dungeon, vero? Ok. La chiave credo valga per questo. Come devo fare? Cioè, o apro o muoio. Game over. Continua e fammi fare da lì. Grazie. Aspetta un attimo, allora salvo. Save state. To file. Zelda 2. Ok. Adesso possiamo continuare senza il rischio di morire e ricominciare da capo. Allora. Almeno abbiamo scoperto dove è il dungeon. Ah, però mi dà sempre questi tre cuori. Fastidio. Stavo per schiacciare di nuovo ESC, perché nella mia testa ESC è l'inventario. Io volevo fare questo, vedi? Aspetta. Ah, quelli possiamo distruggerli con quello, davvero? Perfetto, le cacchine possono essere distrutte con i boomerang. Questo mi torna molto utile per. L'avevo già scoperto in realtà forse, però forse non mi ricordavo che si potesse fare. Molto comodo in realtà. Specie se il dungeon è fatto tutto con le cacchine. No. Vai. Ok, stanza finita. Intanto saluto ovviamente chi si collega. Questa è tosta. E poi giustamente non potendone mettere due nello stesso slot, te ne mette una a cazzo completamente. E schizzano via. Quanto tolgono le cacchine? Vedi come fanno? Addirittura una era andata nel muro. Oh, chiave. Adesso qui c'erano loro. Ah, senti? Questo suono mi sa che significa che non possiamo distruggerli. Vorrei un cuore in più, però. No, con questa spada non possiamo fargli niente. L'ho colpito e non ha fatto nulla. Ok, anche i pipistrelli vanno giù con il boomerang. Però devi prenderti per forza il danno lì dentro. Che palle. Giù, giù, giù. No, no, no. Gira. Aiuto.
Che cazzo è sta cosa? È un glitch grafico. No, i pipistrelli di merda. Cosa sono queste cose? Il chiavi te le resetta quando muori? Non ho visto. Mi pare di sì. Queste cose credo siano indistruttibili. Ah! Che palle. Aiutatemi. Non so fare le cose. Vai. Che cazzo. Lì come si entra? Che ho preso? Ho le bombe. Come si piazzano le bombe? Se quelle lì sotto le chiavi sono bombe, io non so come si piazzano. Come si fa? A, S, che sono L ed R. Come si mettono le bombe? No, mettono un po' più di lì. Vai, chiave. E praticamente è proprio Isaac, è ugualissimo, solo che ci sono più porte da aprire con le chiavi. Non ho più trovato la bussola. Qua bisogna finire la stanza per aprire, giusto? No, stai fermo. Pericolosissimo sta cosa delle cacchine. Che poi non sono cacchine. E beh, non si apre. Allora andiamo in questa. Perché sono respawnate? Andiamo in questa porta. Oddio, ho trovato una cosa. La mappa del labirinto. Dungeon. Allora, noi siamo, non mi ricordo mai. Ok, noi siamo il puntino quello lì come al solito. Aia. Questi non si possono uccidere. Sì, invece. Lo stanno di lato. Aspetta. Aia. Dai. Quanto è difficile, non è possibile. Non mi danno nemmeno i cuoricini, tipo i drop dei cuoricini. Allora, dobbiamo andare al puntino rosso, giusto? Allora, facciamo come prima. Aspetta. Perfetto. Aspetta, che è difficilissimo. Coordinare un sacco di cose. La forma della mappa svastica conferma. È vero. Ci ho fatto caso. Io sono talmente concentrato adesso a giocare bene per arrivare alla fine del dungeon che non mi sono accorto della mappa. È proprio una svastica. Perché poi? Cioè, è anche un segno tipo di fortuna. Ovviamente non quella nazista, è al contrario. Ok, non mi ha dato nessun drop. Un cuoricino ogni tanto me lo puoi dare, che sei stronzo però, eh. Dai, danno stupido che mi fai prendere. Questa non è colpa del giocatore, questo danno, vedi? È una cosa che dà un po' fastidio. Perché se tu mi fai la cacchina che mi fai il danno, quando io colpisco quella grossa. Pubblicità occulte anche nei giochi retro. Eh sì. Ma questi qui li posso stannare? No. Fanno solo bim. Vado su. Ok, sono nella stanza di prima. Se io continuo a salire. Aspetta che questo deve morire. Vorrei uccidere anche le altre, sinceramente. Fammi finire la stanza. Ah, quanto è corto il raggio di questo boomerang. Comunque poi, quando finiamo il primo Zelda, visto che mi sta piacendo un sacco, io voglio fare il secondo. Ve lo dico da adesso, è troppo bello. Ah, giusto, ok. Queste porte vanno aperte solamente dopo che si è completato un certo obiettivo, o sbaglio?
Aia, e dai! Non voglio morire, cazzo, così. Stai pure attento come ti muovi. Ah. Ah, ho sbagliato tutto. Però non mi sta droppando cuori questo dungeon. Niente, zero. E quella porta non si apre. Complicatuccio. E questi respawnano continuamente. Andiamo di qui. Ah, giusto i pipistrelli. Però magari c'è una porta che non ho aperto. E le bombe? Qualcuno sa come si usano le bombe in questo gioco? Perché credo di averne 4, ma non ne sono sicuro. Saluto chi si collega. 5 spettatori, ragazzi, grazie. Scendi, scendi, scendi veloce. Che questi sono cattivissimi. I glitch gra... Io devo andare. Con mezzo cuore. Qui? No. Infatti. Possibile che io non... Non debba ancora farlo questo dungeon. Può essere. E qui sono tornato all'inizio. No. Continuano a respawnare, non ho capito il motivo. E ci dice però di andare verso sopra. E dai! Riproviamo, riproviamo. Proviamo a vedere se possiamo fare la strada. Andare all'obiettivo, che è quello lì in alto a destra. Allora, se sponasse quel cuore, guarda, farei i botti, farei. E qua. Guarda quanti ce ne sono. Stanno aumentando, non me ne ricordo tutte. Non devo prendere danni dalle cacchine e sto a posto. Ok. Vai. Ovviamente chi si collega io invito a scrivere in chat, così mi date anche una mano a capire dove andare. Se volete informazioni, cioè su quello, sui progressi che ho fatto finora, in modo che riuscite a capire più o meno dove sono con la storia. Adesso me ne vado subito. Inseguono le cacchine, a differenza di Isaac non vanno completamente a cazzo quando ti vedono. Cercano di inseguirti. Ok, l'ultima. Guarda, guarda, aggressivissima. Dai. Ok. Andiamo ancora in alto. Questi non possiamo distruggerli. Quindi dobbiamo solamente passare avanti. In teoria dobbiamo girare a destra. Andare giù, vero? Come si apre quella stanza? Come si apre quella stanza, ragazzi? Io non lo so. Dobbiamo sconfiggere i cavalieri della notte. Ehi! Si possono distruggere, ma è difficile capire il pattern. Girano quando vogliono. Io vengo qua, giri di qui. Forse è il dungeon sbagliato, eh. Quando ci vai da dietro. Ok. Se li colpisci da dietro li puoi distruggere. Non devi farlo davanti, però. Il problema è che questi si girano di 180. Ehi! No, ti tolgono pure un cuore intero questi. Quanto difficile devi farlo sto gioco, Nintendo. Una paura nel cuore è. Non c'è modo di farlo più semplice. Pepepe. Non me la fido, ho paurissima. Tanto lo so che muoio. Ancora. No. Ci vuole la concentrazione di quelle proprio impossibili. Ehi!
Gli ho dato un colpo nel culo proprio. No. Cosa devo fare? Io provo ad esplorare tutti gli angoli del dungeon. Adesso non so se è questo quello che devo fare. Ma non credo. Perché non avrebbe molto senso. Palle di fare tutte le volte sta cosa. E dai, sempre così mi colpiscono. Non mi danno cuori. Qui ancora è un po' più facile perché è più aperto, però. Guarda, guarda. È di una difficoltà incredibile. Come devo procedere? Questi mi colpiscono. Ah! E qui vedi, negli angoli non si può andare, non ti lasciano andare negli angoli. Quindi come devo fare? Non puoi andare nelle estremità. Questi si possono colpire in qualche modo. No! Non vengono proprio colpiti. Non potevo usare la spada. Cosa? Sì, non possono essere colpiti in nessun modo e ti tolgono 100.000 vite. Se vado sopra sopra, che succede? Vediamo. Perché la mappa è speculare in quattro lati. Cioè, ci sono. Vedi? Ci sono queste stanze che non si aprono, io come devo fare? Cioè, se uccido tutti i nemici non si aprono lo stesso, quindi. Ah! Questa stanza l'ho già fatta prima. Come si aprono queste porte? Sapete che non lo so proprio? Vuoi vedere che si aprono con questo? No. Anche così? Sì. Vediamo. Sto cercando di utilizzare il concetto di stanze segrete come lo conosco su Isaac. Quindi in teoria dovrebbero stare tipo. Una stanza segreta su Isaac potrebbe stare qui. Sono morto. Ma le bombe dove le ho prese? Le bombe? Dove stavano? Soprattutto qua. Adesso ne ho una, perché? Vediamo. Non c'è niente. Allora io provo ad uscire, vediamo se c'è qualche altra cosa da fare. Sappiamo che qui però c'è un dungeon. Vieni qua. Vieni qua. Vabbè, ma sei stronzo. Amico di merda. Ok. Questi qui si possono triggerare tutti. Basta che li tocchi. Se li colpisci no, però se li tocchi sì. E allora che cazzo? A questo punto muoio, che devo fare? Guarda! Velocissimo! È impazzito! Perché? Uccido. E non fa niente. E muori. Cioè, basta che li tocchi e muori. Perché? Continua, continua. Da che parte possiamo andare? Nord. Ci spingiamo a nord e vediamo che cosa troviamo, però non so. No! Ok. Volevo acquistare lo scudo, volevo acquistare. Yes!
Lo farei con questi, il dungeon. Il problema è che non riesco ad arrivare. Perché sono diventati velocissimi? Oh! Che cazzo è successo? I nemici sono diventati velocissimi, tutti quanti. Perché ci sono questi nemici veloci all'improvviso? E vabbè, muoio sempre. Attraversiamo il ponte. Qui c'era un dungeon che avevamo già fatto, se non mi sbaglio. Yes! Il coppolo con la spada è bellissimo. Questo è il dungeon di ieri, io mi ammazzo perché mi sa che l'abbiamo già fatto. Sì, abbiamo la mappa. Proviamo ad andare però nella stanza lì in alto a destra sempre. Non vorrei essermi perso qualcosa lì ieri. Scheletri sono una stronzata da fare. Vai. Possiamo anche farmare rupie, volendo. Però non ho tutta quella voglia oggi. Oggi volevo andare un po' avanti. Il problema è che non capisci come. Cioè, che mi hanno avvisato di questa cosa, però il gioco mi sta piacendo, quindi sono spinto a cercare da solo la strada. Il problema è che è molto difficile perché la mappa non ti aiuta fuori. No, è stata sbagliata. Ah sì, bisogna fare tutto il giro da sinistra e poi tornare a destra. Giusto, giusto. Andiamo su senza combattere tutti i pipistrelli per forza perché non ce n'è bisogno. Vedi, con le porte chiuse come si aprono? Vorrei ci fosse qualche segreto, perché con le bombe non le ho potuto capire. Con la spada? No. Non si sa come si aprono quelle porte. Forse boh, si apriranno più in là nella storia. Sinceramente non lo so proprio. No! Non voglio perdere il potere. Mi viene il boomerang qui. È più veloce rispetto alla spada. Almeno credo, non mi. Cioè, mi trovo meglio col boomerang. Qua. Questi mi hanno dato il boomerang che stordisce. Ehi! Piano. Rupia da 5. Perfetto. Ci sono delle cose che. Non lo so, dovrei informarmi per capire perché. Senti, davvero non le capisco, tipo l'arco, come funziona, quante frecce ci sono per ogni stanza, queste cose qui. Ah, le mani, sì, Madonna, che incubo. Ok, io ho queste porte, dicevo. Ah, non siamo entrati qui. Oh sì. Ah, sì, c'era la Triforza, sì, mi ricordo. Siamo entrati. Ma allora che cazzo devo fare? Perché l'unico dungeon che ho trovato oltre questo era quello lì che abbiamo fatto prima. Però non mi porta da nessuna parte. Non mi fa combattere con. Oh, vai! Non mi fa combattere con i nemici. Quindi non so. Proviamo ad esplorare ancora. Non so che dirvi. Non c'è niente, vabbè. È inutile cercare qui dentro. Non troveremo nulla. Boh. Ah, qua devo combatterli per forza. Oh, i tasti. Qualcuno lo prendo, qualcuno lo prendo. Allora, il range della spada nelle stanze è tipo infinito. Cioè, comunque va da una parte all'altra del muro. Aspetta, ora parlo che è un momento un po' delicato. No, la voglio. Grazie. La cosa bella è che raccolgono gli oggetti, le armi che uso. Tipo. Vabbè, il cuore non mi serve adesso, però mi ha raccolto la rupia. Non sempre, perché giustamente le hitbox sono fatte un po'
Sì, è così. Giù. E ce ne andiamo per sempre da questo dungeon. Non ci torniamo più. In realtà ci potremmo tornare per farmare un pochino, sai? Vedere se respawnano gli scheletri. No. Devi fare dentro e fuori dal dungeon. Magari me lo faccio mentre non sono in live, così farmo un po' di rupie almeno. E non vi rompo le balls. Oh, dai. Non prendo danno con gli scheletri, lo prendo con questi. Palle. Va bene. Adesso a sinistra, qui stiamo tornando nella parte iniziale, quindi credo che l'esplorazione si debba concentrare più verso destra, giusto? Dai, ma dai, 20 rupie, che si fa con 20 rupie? Un cazzo, no? Velocissimo, guardalo. Via. Abbiamo di nuovo 4 cuori. Andiamo tutto a destra, vediamo che cosa troviamo. Dobbiamo andare a destra e a nord. E dai. Poi ti dà un cooldown dei danni che è zero praticamente. Poi c'era la fatina, giusto? Yeah. Ti dà un cooldown dei danni che è zero, cioè tu prendi due danni di fila proprio. Non hai tempo per. Ah! Aspetta, fermo. Colpisci, colpisci. No. Perfetto. Qui ci siamo stati. Il culo, ho fatto in tempissimo. Da lontano ti conviene molto di più con questa. 5 rupie. Un'altra. Ragno di merda. Vieni qua. Li stordisci e li distruggi. Dentro ci siamo stati anche, vero? Ma le frecce ce le ho, il fatto che io vorrei lo scudo, ma costa tantissimo. 130, quando cazzo me lo faccio lo scudo così? No, vabbè, dai. Destra. Ci siamo stati ieri già, mi ricordo. Sì, ci sono stati anche prima, forse. Eh sì. Andare da quello lì che mi ha detto prima, se sai destreggiarti bene con la spada, ti posso dare questa, che era tipo qui sopra, giusto? Ah, entra, entra. Io che devo fare per avere le spade di quello lì? 160, 100. Però una chiave 100 è tantissimo, eh. Non era questo, quello dello scudo. Via, 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 via. Grazie, Fatina. Dai, ho già perso. Ho già preso il danno. Che palle. Dai. Ciao, Magico, buongiorno. Ah, per citare Nicola che dice sempre buongiorno anche se è sera. Gira, gira, di qua. Qui che c'è? Ah, ho preso danno. Ci siamo stati però, giusto? Sì. C'è già il vecchio di qua. E a me non ho capito dove cazzo dobbiamo andare adesso, però. La mappa questa è finita, non c'è nient'altro. Faccio un giro immenso. Qua? Ok, senti, io lo faccio questo giochino qui. Vai. Ho perso 10 lu. Che palle.
Quindi? Ho perso 10 rupie. Sì, Batman. Che palle. Sì, vai. Perdo altre rupie, dai. Ma davvero, ma che sfiga c'ho? Ho preso 2 meno 10. E non posso giocarci perché mi manca una rupia. Che palle. Allora, io torno di qui, scendo appena possibile, ma non si capisce un cazzo con i nemici che ci sono, non so come li ho evitati. E non trovo altri dungeon, quello è il problema. Trovassi qualche altro dungeon da esplorare, lo farei. Il problema è che quello che ho trovato prima non era quello giusto, a quanto pa, e vabbè. E vaffanculo. Che cos'è? Una bomba? Cioè, quattro bombe in realtà. Che palle. Dove devo andare? Da che parte devo andare? Non c'era un c'era la spada di legno. Da che parte devo andare? Rupie, tanto i giochi non mi conviene farli perché è una sfortuna di merda. Ok, questo gioco mi vuole male esattamente come Isaac, uguale proprio, stessa cosa. Ah, già di qua non si poteva andare. Stordisci, stordisci. Fatina, vieni qua. Ok, così c'ho il colpo penetrante qua. Blue Candle mi sa ce la prendiamo lunedì o domenica, dipende da quando gioca, non lo so. Mamma mia. Oh, questo lo voglio distruggere. Ci riesco, posso farlo. No. Dai. No, basta. Non mi conviene. Qui ci siamo stati. Rupia. No. Ho perso l'abilità. Ci sono quelli velocissimi, guarda, questo qui. Mannaggia. Non riesco nemmeno a colpire col boomerang. Preso. Su, 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 sali, sali. Trovato, trovato, trovato. Qua, è qua, è qua. Entra, ti prego. Eh no, tutti i negozi sono, che palle, voglio i dungeon. Voglio un dungeon. Gesù. Cuore. Ok. Scendiamo, andiamo a sinistra. Qua ci sono i cattivoni del male. Ma questi mi distruggono completamente. Guarda. Patina, grazie. Non c'era prima qua. O sbaglio. C'era il laghetto, ma non c'era la fatina. Perché abbiamo ucciso uno di questi cattivi. Che stava occupando il laghetto. E adesso sembra essere comparsa la fatina. No, ok, era questo il laghetto. Mi sbagliavo. Tipo il laghetto trappola che ti dicono ok vai, è tranquillo. Aspetta che lo uccidiamo di nuovo. Dai. Ok. Io lo uccido così e basta. Di qua. No. Madonna, che strade sono.
Qua tipo sono vicoli ciechi, io non so da che parte devo andare. Ti tiene bloccato nello stesso punto della mappa. Ovunque tu vada. A meno che tu non torni indietro. Non so se devi distruggere per forza tutti. Ma attento a quello lì sopra. Ah! No! Torna indietro, torna indietro. E non si può andare da nessuna parte, quindi io cosa dovrei fare? Se non mi lascia andare da nessuna parte, poi... Ehi! Vabbè. Ho fatto una cosa impossibile, tipo anche adesso. Non ce la faccio più, sono stanco di esistere. La musica è pure carina, però... Guarda che sto morendo un pirla. Oh, e fai le armi. Sto schiacciando i tasti sbagliati, ecco perché. Giustamente. Oh, devo capire, informandomi magari, come si fanno determinate cose. Che è vero che siamo disinformati, però se poi non capisco come cazzo giocare, allora non va bene. Questo è il nostro amico Fritz, sempre il negozio. Qui non c'è niente. Però se io tipo andassi di qua. Perché magari dipende dalla via di accesso. E vabbè. Qui ci sono anche stato prima. Sto iniziando a capire la mappa. Però questo qui era un negozio, vero? Eh sì. Guarda che me ti parlo, vediamo che dice questa. Non è abbastanza per parlare. E che cazzo mi fai spendere 10 se non è abbastanza per parlare? Ma vaffanculo. Se torno indietro. Ho capito, però mi hai fatto spendere 10. Che palle. Qua che c'è? Metto una bomba qui? No! Oh! It's a secret to everybody. 30 rupie? Basta? No, gli ho messo una bomba addosso! Poverino! Equipaggiamo il boomerang. Ho trovato la stanza segreta! Che figo! Quindi magari devo fare questo. Interessante. Se ritorno, che dice? Non c'è più. Va bene, però abbiamo 36 rupie. Quindi se io adesso torno dalla vecchia morta di fame e le do 30. Faccio una cosa, guarda. Faccio così. Salvo. To file. Zelda 2. Così se questa qui mi dice non è abbastanza. Allora, vai a nord, ovest, sud e ovest, quindi su, sinistra, giù, sinistra, to the forest of maze, e basta. Forest of maze. Ah, ho capito! Ho capito. Quelli sono dei labirinti, devi andare tipo... Ho capito, ho capito. Però adesso mi sa che dobbiamo staccare, infatti. Dobbiamo andare nel labirinto della foresta e andare su, sinistra... Il culo. Su, sinistra... Non è che questo... Ma questo è il dungeon dove siamo stati prima. Aia. Non credo sia questo, no, infatti. Questo è quello dove siamo stati prima. Perché lei ha detto, no? Oh, cerchiamo di trovarlo almeno prima di chiudere il dungeon che ha detto lei. Basta. Cerchiamo di trovarlo perché c'è un labirinto della foresta, no? Che dovrebbe essere vicino a dove spawniamo noi in genere, quindi da questa parte.
Muori, grazie. Di qua. Quelli non si sostituiscono, hai visto? Ah! Oh. Deve esserci uno in meno. Yeah. Credo. Allora, il dungeon della foresta, il labirinto. Ah! Nel culo. Allora. Labirinto della foresta. Quindi quando ci troviamo sempre nello stesso punto, dobbiamo andare su. Sinistra? No, non è la foresta questa. Dobbiamo tornare sempre nello stesso punto. Adesso lo troviamo e vediamo se effettivamente arriviamo a qualcosa. Qui è ancora foresta, fammi vedere. Perché non ricordo dov'è. Sì. Qui sopra c'è la fatina, andiamoci. Giusto? C'è la fatina? Yes. Grazie, fatina. Madonna. Voglio le rupie però io. Stanno diventando più veloci i nemici, eh. Almeno io vedo che ci sono nemici più veloci di prima. Ah, merdissima. Tempo incredibile. Rupia. Si danno sempre le rupie, vero? Danno spesso. Fatina, vieni qua. Ok. No, non è più la foresta di qui. Qui mi sembrano più colline, montagne verdi. Ok, ci siamo quasi, credo. Perché vedo questi energumeni. Forse è a destra. Non lo so, aiuto. Allora, però deve esserci un posticino di qua. Scendiamo, scendiamo. In cui è tutto uguale. Ogni stanza che percorriamo diventa uguale. Quindi è stato effettivamente utile darle 30 rupie a quella tizia lì. Allora. No. E che cazzo? Proviamo di qua? No. E dobbiamo andare a destra allora. Ok, vedo ancora foresta di qui. Aspetta, che qui lanciano le frecce. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Nord. Ovest. Cosa? Non ci sono mai stato qua. Dai! Madonna, che paura. Dai! Sto per morire. Facciamo nemmeno questa parte. No! Rupia. Tu muori. Grazie. Grazie, grazie. Forse di qua. Abbiamo trovato un dungeon. È questo allora. Entriamo. Yes! Allora, salviamo qui, visto che ci siamo arrivati. Save state, to file, Zelda 3. Bellissimo! Siamo arrivati in un nuovo dungeon, grazie ai consigli della vecchia. Fantastico! Oh, voglio solo vedere una stanza, poi ci salutiamo. Capire che nemici ci sono dentro. I serpenti. Velocissimi. Però si fanno rupie. Devo
stannarli col boomerang. Questi appena ti vedono ti attaccano. No, dai, sono troppo curioso, voglio giocarlo. Corri, corri, corri. Sono curioso. Adesso troviamo la bussola, magari, no? Apriamo questa porta. Apri. Qui ci sono le cacchine, però non mi sparano un cuore. La bussola sta lì sopra. Allora, lunedì o domenica, dipende da quando facciamo anche la live di Dark Souls. Continuiamo questo. Vediamo la mappa. Non mi dici le stanze, sei un pezzo di merda. Allora io ti continuo. No, voglio finirlo. Ah! Ok, non credo ci arriverò mai a quella stanza lì in alto. Vabbè. Troppo complicato. Quante chiavi ho? Zero. Vai, vai, vai. Stiamo avanzando. Ah! Ho mezzo cuore, ho mezzo cuore. Che cazzo è? No. Non serve a niente, si stanno duplicando. Che cazzo è sta cosa? Gioco va lentissimo. Ah, sono morto. Vabbè, dai. Abbiamo trovato il dungeon grazie alla vecchia. Grazie, vecchia. Grazie. E non abbiamo ancora la mappa. Quindi io vi saluto. E ci vediamo. Domani, forse, non è sicuro, alle 18 qui su Twitch con Dark Souls, il terzo episodio, quindi non perdetevelo. Tra l'altro oggi sono uscite le highlights del secondo, quindi andatevelo a recuperare su YouTube. Ho fatto un montaggio strepitoso, 10 minuti scarsi di video per 2 ore di durata totale della live, quindi voglio dire, ci ho messo delle cosine carine pure, quindi andatevelo a guardare, mi farebbe piacere. Che più, niente. Isaac, lo teniamo un attimo da parte. Che dite? Perché io voglio fare questo. Mi sta piacendo perché abbiamo trovato, forse, spero, il dungeon giusto da completare. E l'altro sappiamo più o meno dove sta. Mi devo ricordare poi quando ci gioco la prossima volta. Quindi noi ci vediamo domani. Non so se alle 16:30 con Zelda o alle 18 con Dark Souls. Al massimo vedete la pagina Facebook, così vi tenete aggiornati. Io vi saluto, buon venerdì, è venerdì oggi? Buon venerdì a tutti quanti, grazie per avermi seguito, trovate questa live stasera alle 20 su YouTube. Grazie ancora, ci vediamo domani.